un vero passo in avanti. Sì, Bastia sì, perché Bastia è già da grande, è già grande di suo, quindi Bastia solo riconfermata la sua grandezza. Una donna bastione. Una campagna difficile e cattiva, vero? Sì, parecchio. Parecchio, ma avremo tempo per riflettere, avremo tempo per valutare, avremo tempo, come è mia abitudine, per raccogliere sia gli aspetti positivi, frutti di questo grande impegno, ma anche le criticità, perché dobbiamo fare sempre comunque di un problema un'opportunità. Cosa si possono aspettare i cittadini di Bastia dal nuovo sindaco? Che cosa si possono aspettare? Una donna semplice, aperta, sempre vicina agli altri, come lo sono stata nella vita, sia professionale che umana che personale. Quindi quel sindaco che ho sempre desiderato è quel sindaco donna che finalmente Bastia. Che può dire al suo avversario diretto? Che ovviamente per ora mi dispiace, certamente anche loro hanno dimostrato le loro qualità, le loro debolezze, come l'abbiamo fatto anche noi. Certamente per lui adesso non è un momento facile, perché capisco che indubbiamente la questione ora si tratta dal punto di vista del dispiacere. Quando c'è un sentimento così forte, le parole servono a poco. Un'ultima battuta, sindaco. Dipende da tutta la squadra quando si vince, ma un pensiero a chi l'ha preceduto. Assolutamente, l'ho sempre detto. Siamo arrivati a questo anche grazie tantissimo a quello che è stato fatto prima. Certamente non sono partita da zero, e questo lo riconosco e l'ho sempre ricordato ai nostri concittadini. Ci sono tante cose da fare, ma per piccoli passi, anche perché niente può essere definitivo nella vita, è tutta una crescita. Il suo primo impegno per la città? Il mio primo impegno per la città, certamente finalmente lavorare sulla squadra e cominciare subito a incontrare le periferie, perché questo è il mio primo impegno, sarà il mio primo impegno, proprio perché è con loro che noi dobbiamo progettare o riprogettare dove è necessario, valutare e fare quello che sente il cittadino, non solo l'amministrazione.